Allora, benvenuti a tutti dalla Biblioteca Raffello. Siamo al penultimo appuntamento della rassegna Alfabeto Pasolini, dedicato al grande poeta, artista e regista in occasione del centenario della sua nascita, quindi iniziato lo scorso 5 marzo 2022. Alfabeto Pasolini è un'iniziativa a cura dell'istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali in collaborazione con l'Associazione Culturali Doppio quindi un ringraziamento va all'assessore alla cultura Miguel Gotor per averla promossa e alla direttrice di biblioteche di Roma Maria Rosaria Serofonte. L'iniziativa ha l'obiettivo di raccontare, di ripercorrere la produzione artistica di Pierpaolo Pasolini attraverso 20 parole chiavi. Oggi il tema è periferie mondo, quelle periferie tanto amate e frequentate da Pasolini che ha trasformato la loro marginalità in valore e la loro alterità in senso e a parlarcene è Igiaba Scego. Scrittrice italiana di origine somale, si occupa di scrittura, giornalismo e di ricerca sul tema del dialogo tra culture e quindi della transculturalità e della migrazione. E la ringraziamo per essere qui presente. Questo appuntamento, come gli altri della rassegna Alfabeto Pasolini, abbiamo voluto rivolgerli soprattutto ai più giovani, che forse meno conoscono la figura del poeta che ha vissuto a Roma per 25 anni, qui nella vostra città. Siamo però in diretta streaming sul canale social di Biblioteche di Roma e sul canale YouTube, quindi l'incontro è fruibile da tutti. A tutti auguro buon ascolto e ora la parola a lei, Igiaba Ascego. Buon ascolto. Grazie. Allora, eh, buongiorno a tutte e a tutti. Io vi confesso che sono molto emozionata oggi di parlare di Pierpaolo Pasolini perché appunto un grande poeta, un grande scrittore, un grande pensatore, un grande uomo e anche purtroppo un martire perché è, sapete che è stato ucciso brutalmente all'Idroscalo di Ostia nel 75. E, quindi quando mi hanno proposto questo titolo per Mondo, e sono andata in crisi, vi confesso perché è, è tutto. Questo titolo è veramente ampio: è tutto e niente da, qual, da quale punto possiamo. Eh, pensare a Pasolini, eh, perché ognuno di noi ha un suo Pasolini, un suo, una, uno scritto a cui è più affezionato o una, una, un discorso che lui ha fatto che ci ha colpito più di altri. Io in questo io sono, dovete sapere, io sono appunto una scrittrice di origine somala e la Somalia, sapete, io dico sempre scherzando, è il naso dell'Africa. E, e in un certo senso il mio punto di vista è sempre un punto di vista. Molto romano perché sono romana come voi, ma anche molto decentrato perché vedo le cose da una prospettiva... Nera da una prospettiva eh, di, di una blackness un po' più ampia. E c'è un film, un docufilm di Pierpaolo Pasolini che potete trovare su YouTube anche, eh, appunto per un'Orestiade africana, perché lui voleva rifare l'Orestiade in un certo senso, però ambientarla in Africa, e dove appunto oh, Pierpaolo Pasolini cerca di pensare che cosa è l'Africa per lui, e non, ed è un momento molto particolare della storia del continente africano, è un continente che sapete è fatto di 54 paesi, questi 54 paesi, la maggior parte, si sono formati negli anni Sessanta. Non so se sapete che c'è stata la decolonizzazione, perché molti paesi dell'Africa erano sotto il colonialismo storico, cioè che significa che i paesi del, del, del continente africano non erano liberi, perché erano sotto padrone, cosa non bella. E ognuno oh, con padroni diversi, chi gli inglesi, chi i francesi, gli italiani e anche i tedeschi hanno avuto delle colonie. Però nel 1960 a un certo punto cosa succede? Che effettivamente i paesi dell'Africa si liberano da questo gioco coloniale. È successa la seconda guerra mondiale. C'è un fermento in quasi tutto il mondo e soprattutto nel continente africano. C'è una classe dirigente africana, una classe intellettuale, e giovani come voi che decidono che non è giusto stare sotto padrone, che devono essere liberi, indipendenti e democratici. E, e quindi gli anni Sessanta vengono considerati anni, eh, diciamo, di indipendenza. Tutti gli stati, più o meno, non tutti, ma diciamo più o meno tutti, tra il Ghana, la Somalia, eh, la Nigeria, eccetera, si eh, diventano indipendenti intorno agli anni 60. Si dice che il 1960 è l'anno dell'Africa. Quindi eh, Pasolini comincia in un certo senso a riflettere su questa Africa nuova, no? su questa Africa indipendente e libera. E, però, in un certo senso, in questi appunti dell'Orestia d'Africana, e qui è difficile fare una critica a un poeta che si ama molto, però ha ancora, come molte persone europee, una visione anche un po' arcaica, no? E c'è questa lotta, lo vedete nel, nel film, dove... Mh, lui dice questa Africa arcaica, questa Africa dei veri valori, chissà adesso cosa diventa, cioè è effettivamente è ancora è come se non avesse messo veramente a fuoco il, 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 il tema. E c'è una scena, e di questo vi vorrei parlare in questo film che personalmente mi ha colpito, cioè Pasolini va all'università, credo che sia la sapienza ma non ne sono sicura, però credo va all'università e incontra un gruppo di studenti. Che vengono da vari paesi dell'Africa. C'è un etiope, c'è uno del Togo. C è, c è, sono studenti, sono ben vestiti, sono belli. E sono, si vede, no? quella postura, non so se avete fatto mai caso, se vedete vecchi film degli anni 70, no? come era vestita la gente. È, è, era molto diversa da come ci vestiamo noi. Io dico sempre che noi siamo un po', po arroffazzonati, no? Cioè, queste persone erano sempre in giacca, in cravatta, super belli, super lisci. No? E, e, e effettivamente questi ragazzi sono bellissimi nei loro vestiti e ascoltano il poeta. E, e, e lui a un certo punto gli parla di questa Africa arcaica, di questa Africa eh, dei veri valori, di questa Africa che però non esiste. In realtà, che è più una visione quasi esotica, quella che ha Pasolini dell'Africa. Ed è interessante come a un certo punto si produce un dialogo e, soprattutto, c'è lo studente etiope. Io vi invito ad andarlo a vedere questo video. In cui lo studente etiope dice: Guarda, guarda l'Africa non è un, un, un paese, è un continente, cioè siamo tanti, e, e, e lì vedi e vedi proprio gli occhi di Pasolini che cambiano, cioè, a un certo punto comincia lui, si mette lui all'ascolto di questi ragazzi che gli raccontano un'Africa che lui non conosce. E questa è la grandezza anche di Pasolini, no? cioè, loro di fatto lo stanno criticando, gli no? dicono l'idea che tu hai di costruire questa, questa opera teatrale in Africa, pensando che l'Africa sia un'Africa di capanne, non è, non è quella tu devi fare un altro tipo di lavoro. Invece di dire ai ragazzi, guardate, non avete ragione, siete stupidi, eh, non vi voglio ascoltare, la grandezza di Pasolini è che si mette ad ascoltare. Cioè si mette lì e comincia a fare un dialogo con questi ragazzi, comincia a capire delle cose che molti europei non volevano capire. E questo che mi ha sempre molto colpito, no? È chiaro, eh, Pasolini come tutti, viene da una certa cultura, da, una, da un certo, come si dice, c'è cioè una parola francese, milieu, da un certo ambiente, no? Però non è che lui eh, dice, ok, eh, ho ragione io, e, ed è questa la cosa bella, lui si mette in ascolto, guardate che, ragazzi, è molto importante questo, perché non tutti siamo capaci di ascoltare gli altri, ma anche nella nostra vita privata, semplicemente, no? E, cioè, se pensiamo di aver ragione, a volte ci chiudiamo nella nostra posizione ed è invece molto importante l'ascolto. Io questa scena l'ho raccontata a, una, a due amici che fanno teatro, eh, che si chiamano Daniele Timpano ed Elvira Frosini. I nomi non vi diranno molto se non andate a teatro, però per chi conosce il teatro romano... Sono due nomi abbastanza importanti nell'underground teatrale di questa città. E loro lavorano soprattutto sul sulla storia dell'Italia, fanno tantissimi spettacoli su personaggi storici o su periodi storici. Hanno fatto un, una, uno spettacolo sul corpo di Mussolini, su Aldo Moro e, e ne hanno fatto uno sul risorgimento, addirittura uno sui manga giapponesi, perché la mia generazione era quella che vedeva... Io sono nata nel 74, la mia generazione è quella che è cresciuta con i robot eh, dei giapponesi o con Candy Candy e Lady Oscar. E, e effettivamente loro hanno fatto anche lo spettacolo su, su questo. E uno degli spettacoli che hanno fatto è uno spettacolo, eh, su, su internet trovate dei brani, e secondo me vi, vi interessa perché secondo me è qualcosa che ci spiega il mondo oggi che è sentito l'acqua di colonia e in questa acqua di colonia parla di colonialismo parla di quando un pezzo di mondo ne, ne conquista un altro pezzo di mondo e gli impone delle regole e noi pensiamo che queste storie siano lontane da noi in realtà no perché effettivamente il mondo in cui viviamo oggi ma anche le nostre stesse vite sono attraversate da queste linee che io definisco coloniali. Cosa significa coloniale? Significa che, il tuo, che una parte del mondo è stata. Gli hanno rubato proprio le risorse, gli hanno rubato le persone, le schiavitù, non viene da, da altro no? se non dal colonialismo. Perché le persone sono state mandate in America del nord e del sud in catene? Perché c'è stato il colonialismo. E quindi a un certo punto loro fanno lo spettacolo su questo colonialismo perché in Italia non se ne parla. Io credo che anche a scuola non se ne parli molto. Quindi c'è proprio quello che in Italia si definisce rimozione e questo viene anche quando uno deve pensare perché, che ne so, in Nigeria si parla inglese o in Senegal si parla francese, non perché amavano la lingua francese o la lingua inglese, ma perché lì è stata imposta. Quindi è una cosa che ci parla del mondo di oggi. E a un certo punto loro facendo, in questo, in questo spettacolo mettono tantissimi personaggi, mettono Topolino... Perché voi dite che Topolino che c'entra col colonialismo? C'entra perché effettivamente Topolino è stato usato dal fascismo eh, per parlare, eh, c'è cioè una canzone che si chiama Topolino in Abissigna, dove Topolino va ad uccidere persone nere, e, e, e usano tantissimi personaggi, e usano Pasolini. E uno dice, lì, e lì hanno avuto molto coraggio, perché loro... Avevano visto, cioè, ne avevamo parlato insieme. Avevano visto questa scena che vi ho raccontato degli studenti e decidono di, di fare un dialogo tra Pasolini e Ninetto Davoli. Ninetto Davoli era appunto... forse lo, lo avete visto, io so che un po' vi siete preparati, e, e, e Ninetto Davoli era un attore, era l'attore simbolo del cinema di, di Pasolini, uno degli attori simbolo. E, e, e mettono in scena questo... cioè loro due che fanno... Elvira fa Pasolini, si mette degli occhiali neri, scuri, e, e Daniele fa, fa Ninetto Davoli. In realtà questa scena... È una scena che si ripete nel corso della, della, della pièce teatrale. È una gag eh, anche lievemente dal sapore un po' razzista, cioè loro fanno i razzisti in scena, no? e, e dove c'è un angelo, eh, questa. È presa da una canzone, un angelo che chiede al pittore: metti in questo affresco anche un angelo nero. E, e in realtà, eh, nel, nella scena con Pasolini, eh, lui gli dice: eh, metti eh, in, questa, in, questa, in, questa, in questo affresco, in questo quadro, metti me, che sono della classe, cioè sono, sono, sono della classe proletaria, sono quello, il ragazzo di Borgata. E a un certo punto, oh, oh, questo ve lo leggo perché sennò no, ehm, eh, il ragazzo di Borgata, eh, a un certo punto eh, Patolini, pa pa eh, dice, Elvira in realtà dice questo, ehm, facendoli vedere quello che sta intorno, dice questa frase, beh sì, il terzo mondo comincia da qui, da casa tua, vedi quei ricciolini neri lì? Hanno preso il posto tuo, il nuovo sottopreletariato sono loro, per te è finita. E ribadisce più avanti: e ormai tu, rivolto a Nenetto Davoli, sei un mostro, un pericoloso, un delinquente, un conformista, un colonialista, un razzista, uno schiavista, un qualunquista. Un uomo medio non esiste, esiste solo in quanto serve al capitale. Da uomo medio sottostai la legge Ferrea della Merce. Cosa significa? Gli sta dicendo tu ormai eh, sei diventato sottoproletariato urbano, ma con la migrazione sei anche tu, in fondo, diventato uno sfruttatore, no? Cioè mettono in scena i vari livelli che, che Pasolini racconta, racconta nei suoi libri. E, e, e siccome il titolo di questo, di questo incontro si chiama Periferia Mondo, eh, stato, oh, loro sono passati da mettere appunto il Pasolini, un po' esotico, un po' esotizzante no? eh, dell'Auristia de Fricana, lo mettono accanto però a un altro Pasolini, che secondo me voi avete sicuramente sfiorato, che è il Pasolini icona, no? non Fateci caso. Eh, noi Pasolini lo leggiamo, lo vediamo, vediamo i suoi film, però lo vediamo anche nei lavori dello, della street art, no? E, e, e questa è un'altra cosa che personalmente mi ha colpito, perché quando io personalmente penso a Pasolini e penso a tante cose che vi ho detto, ma anche all'amore che lui aveva per il cinema ma anche per, uh, per alcuni personaggi vi ho parlato di Netto Dauli un'altra un che, che un protagonista dei suoi film è Ines Pellegrini che era di origine eritrea una bellissima donna di origine eritrea che lui chiamava la Silvano Mangano Nera e, e, e lei e dopo tanti anni è, è stata una donna che ha fatto anche molti brutti film e faceva quei film degli anni 70 un po' dove il corpo della donna veniva un po' svilito e quando è stata intervistata pochi anni fa adesso lei lavora a Los Angeles con i senza tetto dice l'unica uni, persona che non mi ha trattato male che non ha svilito la mia dignità di, di donna è stato Pasolini cioè Pasolini mi ha trattato come una persona. E questo guardate che non è scontato, un po' come il dialogo che vi raccontavo prima con gli studenti africani. Cioè lui si è messo in ascolto di un altro mondo che stava arrivando in Italia, perché l'immigrazione in Italia inizia negli anni 70 e in un certo senso non ha potuto in qualche modo eh, vedere quello che c'è stato dopo il 75 perché è stato ucciso però ha intuito delle cose e ha intuito anche che le persone hanno bisogno di rappresentazione. Quando tu usi un'attrice nera e, e comunque ti metti in ascolto del suo corpo e, e delle sue esigenze, insomma, fai un grande lavoro, cosa che oggi effettivamente non si fa. Quanti film avete visto con persone nere come protagonisti in ita it italiani? Pochi. No? Eh, perché effettivamente non... Non c'è questa, questa cura di, di rappresentare le persone, di mettere, di mettere dentro il calderone di, delle parole che ci diciamo anche le altre storie di altre persone. E invece Pasolini questa cosa la faceva e, e, e avrebbe fatto altro se non fosse stato ucciso. E quindi, Ines Pellegrini, in questa, lei che era di origine eritrea, l'Eritrea vicino alla Somalia, quindi il corno d'Africa, oceano indiano, dice l'unico che non mi ha trattato male sui set cinematografici è stato Pasolini con lui ho avuto un'intesa un'amicizia, un, un reale scambio e guardate che questo è importante questo ci dice qualcosa non del poeta ma soprattutto dell'uomo c'era cioè un uomo che si metteva in ascolto si metteva in gioco e, e soprattutto cercava di capire quello che forse era difficile da capire no? un cambiamento in atto nella, nella società e questo anche mi aveva molto colpito, no? perché comunque vuol dire essere collegati con il mondo, essere, non essere chiuso nella tua, nella tua bolla, È un po' come, come era successo con, con gli studenti. E, e quindi, in un certo senso, eh, Pasolini non è soltanto quello che il mondo lo vede, ma anche quello che eh, il mondo oggi, in qualche modo, eh, racconta o, o, o si ispira a Pasolini. È recentemente uscito un film che se vi capita guardatelo la Santomer eh, la regista si chiama Diop è di origine franco senegalese, quindi eh, Senegal e Francia e, e lei Ed è candidata all'Oscar, è un film candidato all'Oscar, non so se vincerà l'Oscar ma è candidato all'Oscar, si intitola Santo Mer, è un film molto duro perché parla di una madre che uccide sua figlia di 15 mesi e tutto il film è su un processo eh, che appunto avviene e, e, e c'è un'altra donna nera, questa è una donna nera che uccide la sua figlia, se, lei è senegalese. E accanto c'è un'altra donna nera che è una scrittrice un po' come me che decide di lavorare sul mito di Medea e decide di andare ad ascoltare e di andare a assistere a questo processo. E è, ed, è, ed è incinta, quindi si fa anche delle domande su se stessa. La cosa interessante, scusate se faccio questo piccolo spoiler, però importante, è importante, che dentro questa storia entra Pasolini. È una storia completamente af afro-europea perché appunto la, la regista è africana ed europea, i protagonisti sono tra Africa e, ed Europa, e i protagonisti sono tra Africa e Europa, e a un certo punto una regista franco-senegalese che è completamente lontana da questa realtà, cita uno scrittore poeta italiano. E, e cosa cita? Cita Medea. C'è la scena con la Maria Callas. Ed è molto interessante, cioè, questa è una cosa che vi consiglio di fare se continuerete a studiare Pasolini: eh, o, o di vedere quante persone ha ispirato Pasolini, cioè, senso, nel mondo, no? non solo in Italia, nel, nel mondo. Perché comunque lui ha affrontato i grandi temi, no? Appunto, oh, la, una, una maternità. In qualche modo travagliata come quella di, di Medea, si, si trasforma nella eh, maternità travagliata di una donna senegalese immigrata che, non, che, che finisce a fare anche dei, degli incontri brutti o comunque con la società, con, con un marito più grande di lei che non la capisce. E, ed è molto interessante come, come quello che racconta Pasolini nel film. E lo racconta la Diop nel suo film, eh, parlando però dei migranti di oggi: no? come c'è una linea che unisce Medea, la Medea di Pasolini alla Medea di Diop. E questa cosa è molto importante: fa capire che soprattutto. Una certa Africa in qualche modo ha bisogno di confrontarsi con Pasolini. Questo fa capire come Pasolini è di fatto un uomo internazionale e cosmopolita. Cosmopolita perché racconta delle cose proprio centrali della nostra vita. Invece passo ad altro, questa è l'altra cosa che vi, di cui vi vorrei raccontare, perché il racconto si chiama Periferie e mondo. Io mi rendo conto che sono anche concetti difficili, ragazzi, perché non è semplice parlare di Pasolini, e io mi sono fatta tantissime domande, no? quando, quando pensavo a cosa raccontarvi, e a cosa vi poteva interessare, e, um, a cosa io poi vi potevo dare di Pasolini, e non, non essendo, diciamo, eh, il grande esperto della poetica di Pasolini. Io, io sono una come tante persone che Pasolini lo ha attraversato in vari modi, no? Soprattutto il, il cinema di Pasolini. E una, io vivo a Roma Est, non so se ogni tanto andate da quelle parti: Torpignattara, Pigneto, eccetera, se vi capita. No? e mh, in realtà lì Pasolini è una presenza quasi quotidiana perché è dappertutto sulle nostre sulle pareti delle strade, eh, c'è Pasolini che ti guarda col suo occhio, c'è Pasolini Capitan America, eh, c'è Pasolini, c'è una Madonna di Pasolini, c'è una frase di Pasolini, c'è il suo volto. Avete visto il volto di, di Pasolini che è molto scarnificato, molto eh, quasi un Gesù Cristo, no? Cioè, io quando guardo. Anche perché noi lo guardiamo col senno di poi, cioè noi pensiamo a Pasolini, al corpo di Pasolini oggi, perché sappiamo quello che gli è successo nel 75, della brutalità del suo omicidio. E mia mamma uh, mi aveva fatto da un anno quando Pasolini è morto e, e mi, mi racconta no, che quel periodo storico, lei lo chiama, lei era, è venuta, mia madre e mio padre sono venuti qui negli anni 70 e gli anni 70 in Italia sono stati complessi, sono stati difficili, e sono stati anche ricchi di, di tante cose, di, di tanta cultura, ma mia madre mi, mi li chiama, proprio li chiama, io sono venuta in Italia nel momento della loro guerra civile, Cioè questa è la frase che usa mia madre sempre, no? e perché in quel periodo storico effettivamente c'erano molte persone uccise per strada, gambizzate, e Aldo Moro è cioè, ucciso nel 78. E uno dei, dei tanti omicidi che ha colpito mia madre, perché comunque ha colpito tutti, era stato appunto quello di, di Pasolini, perché è stato molto brutale. No? E, io ho sempre questo, questa cosa in mente, non so se, se avete sentito che negli Stati Uniti è, è morto un ragazzo. O, perché uccidono i ragazzi neri come, come, come formiche ormai, cioè è una cosa molto triste, c'è cioè, una violenza poli della polizia molto forte negli Stati Uniti e, e c'era questo ragazzo, uno degli ultimi omicidi a sfondo razziale, che è stato, stato picchiato a sangue e l'ultima cosa che ha detto è mamma, cioè ha invocato sua madre mentre lo stavano uccidendo. E, e, e io ho pensato, la prima cosa che ho pensato quando ho sentito la notizia è come Pasolini. Perché è la stessa cosa che è successo a Pasolini. Cioè, mentre lo stavano uccidendo, gli hanno passato più volte la macchina sul corpo. Lui ha gridato il nome di sua mamma, cioè, ha gridato mamma, forse l'avremmo fatto anche noi, no? E quindi, e ogni volta che vedo il suo viso, non so se capita anche a voi, io vedo proprio il martirio, cioè, proprio. È come vedere un corpo proprio sofferente, scarnificato, ma anche un corpo che ti racconta del suo vissuto, della sua forza, è quasi un corpo profetico. No? Allora, questo corpo, però, è diventato un corpo che ci parla a più livelli, però, è diventato anche e questo è il paradosso, di cui magari, magari ne parliamo insieme, perché è una cosa. A che mi interessa anche conoscere e che sta succedendo alle periferie e al corpo di Pasolini è diventato un corpo anche gentrificato cosa significa gentrification sapete no eh, non lo sapete allora gentrificato è quando per esempio in un quartiere un eh, quartiere di periferia eh, piano piano allora all'inizio ci vivono le persone del luogo, alcuni migranti, è un quartiere diciamo medio proletario e poi piano piano cominciano ad arrivare degli studenti perché costa poco, gli affitti costano poco, poi cominciano a, ad arrivare altre persone, immobiliaristi, eh, negozi chic perché il quartiere diventa un po' Greenwich Village newyorchese e quindi diventa, comincia a diventare di moda. E, e cosa succede quando un quartiere comincia a diventare di moda? Che quelli che ci vivono non se lo possono più permettere perché costa troppo, effettivamente. E quindi le persone che ci vivevano vengono espulse più in là e quelli che hanno colonizzato effettivamente il quartiere lo trasformano in un quartiere ricco, bello, no? bene. E questo non è bello per chi. Viveva prima, e perché significa che poi i prezzi delle case schizzano in alto, il quartiere diventa impossibile eh, da, da vivere se non hai più i soldi, e questo processo viene chiamato gentrification, cioè è, è, è quasi una colonizzazione di quartieri popolari che diventano non più popolari ma borghesi. È un fattore di classe sociale anche. No? E, mh, io sono, ho cresciuto a Prima Valle e a un certo punto a Prima Valle incontravo tantissime persone che mi dicevano: Io un tempo vivevo al centro di Roma, vivevo a Campo dei Fiori, però mi hanno espulso. E io non capivo da piccola che significava mi hanno espulso dal mio quartiere: e perché ti espellono con il fatto dei, dei, dei prezzi alti dell'affitto, non, non ti puoi più rimettere la casa, ti sfrattano, e quindi a un certo punto tu. Piano piano vai, vai da un'altra parte e in quello che era il tuo quartiere succede altro. No? E molto spesso, questo lo vediamo in città come Roma, come Firenze, come Venezia, come Milano, cioè i centri, abitati, ab i centri delle città sono quasi impossibili no? per persone diciamo normali ab abitarci. Però questo sta succedendo anche in periferia. E, e in un certo senso uh, quello che sta, è successo ai, a, a certi quartieri di periferia che sono diventati alla moda è successo paradossalmente anche al corpo di Pasolini e, ed è una cosa su cui con Elvira, che sono sempre i miei due amici del teatro e, e, e Daniela abbiamo molto ragionato perché io in questo lavoro Acqua di Colonia eh, 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 hanno scritto loro hanno, abbiamo, però ho fatto la consulenza storica e a un certo punto oh, parlavamo no, di, di cose che loro volevano mettere nello spettacolo, perché voi dovete sapere, e io questa cosa la adoro, delle persone che fanno teatro, ti chiamano, ti dicono, vedi, vedi come sto recitando, vedi se questa cosa va bene, parlano... Il discorso su un'opera un teatrale può andare avanti anche un anno, due anni e tu che non c'entri niente, beh sei amico, in qualche modo accompagni il loro processo di creazione. Quindi è una cosa che personalmente mi arricchisce molto. A un certo punto nel loro spettacolo dicono questa cosa e ve la leggo perché è molto interessante. Cioè è, è sempre Elvira, Elvira che è vestita come Pasolini. Infatti, secondo me dovevate chiamare loro due, perché loro due sono vasolini e, e sono, sono formidabili. Allora, lui dice: Al Pigneto, che è il quartiere di Roma Est, io non vivo al Pigneto, però vicino. Al Pigneto, un quartiere di Roma, ex borgata sottoproletaria, ora di moda. Trovate anche un mio murales. Io con la mascherina blu di Capitan America, con Io so i nomi scritto sulla fronte. Mi trovate là, su un muro, vicino al bar Necci, dove i proprietari miliardari dicono che io avrei girato alcune scene di Accattone nel 60, ma non è vero. Le ho girate giù in fondo alla strada e così veglio dall'alto del mio muro su Radical Chic, hipster, intellettualini piccoli borghesi, medio letari e artistini con la Birkenstock che fanno l'aperitivo. Io santo patrono delle loro confuse giornate dei loro costosi vestiti finto proletari essi mi chiamano Pierpa e non mi hanno mai letto mai, ma mi recitano un rosario al giorno fatto di citazione dei miei scritti sempre ah, scusate sempre, sempre, sempre sempre le stesse tutti questi miei figli e nipotini queste mie brutte copie, questi infelici queste mie nemesi, del resto lo avevo previsto allora, è chiaro che qui è una, una grossa critica, eh, molto forte, anche qua, quasi un'invettiva, no? Dice, queste persone non mi hanno mai letto, questi borghesi, eh, cioè, loro prendono la parola e fanno dire a Pasolini questa cosa qui, non l'ha detta naturalmente Pasolini. Però è interessante eh, che in, questo, in questa frase c'è molto di vero. Cioè, e, e, e in un certo senso... Fa vedere un quartiere che cambia, è un quartiere che effettivamente dove Pasolini viene omaggiato, ma viene anche usato, viene usa amato ma strumentalizzato. E queste due cose vanno, vanno di pari passo insieme, no? E, e, ed, è, ed, è, ed è quasi un cortocircuito, no? perché uno pa passeggia per, per il quartiere, vive dentro questo mito pasoliniano però in realtà li sfugge continuamente. Allora facciamo un passo indietro, perché Pasolini e Roma Est? Qual è, qual è questo rapporto tra il poeta, il letterato e questa zona della città? E voi sapete che Pasolini ne, ne ha parlato di molte zone della città, Garbatella, Monteverde, Testaccio, e, e c'è anche Roma Est, anche perché i ragazzi di vita è ambientato intorno a Via dell'Acqua Bullicante, che è una lunga via di Torpignattara, e molti dei ragazzi di vita che forse voi avete letto, io non sono sicura, qualcuno mi ha detto che avete letto qualche brano, è questo, è questo libro che proprio parla delle, della borgata romana, dei ragazzi che vivono nella borgata romana, nel, nel, nella loro quotidianità, tra malessere e, e voglia di evadere, di ribellione, no? e con questo linguaggio dialettale molto forte che forse non, non, oggi non useremo più. Però ecco, questi ragazzi erano ragazzi che vivevano proprio in queste aree e queste aree sono state il quartiere, hanno una storia. Quindi se delle persone vivono là, hanno attraversato quella storia. Era una, una zona sì di sottoproletariato urbano perché appunto c'erano varie, c'era la ferrovia, c'erano era, alcune industrie che poi hanno chiuso e, e c'era sicuramente anche tutta la storia della resistenza, no? perché per esempio c'è un cinema che Pasolini cita in Ragazzi di Vita che è il Cinema Impero, tra parentesi un cinema che ha questo nome per, eh, perché è, è, un, è uguale a un cinema che sta in Eritrea ad Asmara, è eh, un cinema costruito durante il fascismo, un cinema di nome coloniale effettivamente, dal cinema impero, che è molto molto alto, e i partigiani guardavano cosa facevano i nazisti che avevano occupato Roma. E se voi andate in giro, io mi sono scritta un po' di nomi, eh, perché non li. ecco sì, mi sono scritto un po' di nomi, sì. E, um, andate un po' in giro per il quartiere Torpignattara Pigneto, trovate un sacco di pietre di inciampo, proprio ne trovate tante perché sono morte tante persone nel quartiere. Ve ne leggo alcune: c'è la casa di Antonio Azzori, che era un ferroviere che è stato ucciso a Matthausen, poi c'è la casa di Angelo Galafati che è morto nelle fosse ardeatine. E Ferdinando Persiani che era un antifascista, deportato anche lui a Matthausen, viveva a via Ettore Giovenale, la casa di Fernando Nuccitelli e, che finì i suoi giorni in un campo di concentramento e, e, e c'è la targa al piazza di Ciampo a via Romanello da Forlì, c'è chi lavorava alla fabbrica Vistinosa Sdia, eccetera. Non solo, c'è cioè questa storia di resistenza, no? era un quartiere rosso, si diceva all'epoca, e come ce lo racconta anche un altro, io vi consiglio di leggere questo libro perché parla di Roma antifascista, che l'ordine è già stato eseguito di Alessandro Portelli, è un libro importante, e ecco però... Era un quartiere con una grande vocazione antifascista e poi è diventato un quartiere di cinema. Perché i primi film, diciamo, del um, neorealismo, voi sapete che cos'è il neorealismo? Il Neorealismo è un, um, um, ehm, sono quei film che sono arrivati, che sono stati prodotti in Italia alla fine della seconda guerra mondiale e sono, e sono stati tutta una serie di film che hanno raccontato la miseria dell'Italia dell dopo la guerra, eh, perché l'Italia eh, dopo la guerra era veramente in macerie, no? E, 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 e tutti quelli e, e, e molti avevano proprio l'esigenza di raccontare un po' quello che era successo durante il fascismo. Anche perché il fascismo non ti faceva raccontare la verità. Il fascismo aveva. Uh, tutti i film durante, fatti durante il fascismo erano film grandiosi, e grandi comparse, storia romana, cioè erano o commedie brillanti. Quindi c'è addirittura un film che si intitola Harlem, che è un film dove il fascismo aveva fatto confluire tutta la retorica razzista, antisemita di quel, di quel periodo. E, e quindi e molti registi che comunque avevano lavorato durante il fascismo e, hanno deciso di smarcarsi, di, di creare un altro tipo di cinema. E quindi e, e, il Pigneto, Torpignattara, queste zone qui, diventano zone di cinema. Mi sto raccontando questo perché è importante per capire poi Pasolini perché è andato a finire proprio a Roma est a un certo punto. E, e quindi c'è uno dei film più importanti del neorealismo è stato Roma Città Aperta, no? che raccontava l'occupazione nazista della città. È il famoso film. Non so se avete mai visto questa scena di Anna Magnani, che era un'attrice molto famosa all'epoca, eh, che corre in, eh, perché il marito è stato deportato dai nazisti. Corre dietro la camionetta dei nazisti e viene uccisa. E, e, e quindi è un film, eh, cioè è come i, quando io abitavo a Pigneto eh, sentivo di camminare dentro un set cinematografico, perché appunto lì era stato girato Roma Città Aperta, poi più in là c'era Il Ferroviere di Pietro Germi. Poi c'è un altro film di Nanni Loi che si intitolava L'audace colpo dei soliti ignoti e poi più là, anni e anni dopo, un altro grande regista eh, che io ho avuto angre, anche la grande fortuna di conoscere, Mario Monicelli, aveva fatto un altro film con Alberto Sordi, Il borghese piccolo piccolo, questo però anni dopo. Quindi tecnicamente era un set cinematografico ed è interessante come questa, uh, questo, questo quartiere, questo, questa zona... Ehm, così cinematografica abbia attirato Pasolini, perché effettivamente lui arriva lì perché dentro le sue pupille ci sono questi film, c'è questa, questa, questa effervescenza filmica e da quel momento, quando lui arriva lì, con negli occhi il neuralismo, e in qualche modo reinventa la zona. Cioè da quel momento, e questa, questa è una cosa che mi ha molto colpito, cioè lui eh, arriva in, una, in un quartiere, in vari quartieri che, che non erano legati a lui e, e dopo di lui diventano assolutamente basoliniani. Cioè, oggi quando uno pensa a quartieri come Torpignatara, Pigneto, cioè, pensa soprattutto a Pasolini, più che al neorealismo, paradossalmente, no? E, e quindi è come se lui avesse inventato i, questi quartieri e, 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 inventandoli, però ha lasciato parte di sé, parte della sua poetica, della sua letteratura, dei suoi film, del suo modo di essere dentro questi quartieri, però dall'altra parte cosa succede? Qui ritorno alla gentrification, succede che oggi... E proprio nella nostra contemporaneità, i quartieri hanno bisogno di reinventare un loro Pasolini. Allora, reinventare Pasolini o riappropriarsi di un Pasolini proprio può avere due facce, no? C'è cioè, quella buona che è omaggiare il poeta, come vi avevo detto prima, e quella un po', un po sordida, no? Di usarlo, no? Usarlo. Per gli aperitivi. E, e quindi c'è sempre c'è questo doppio aspetto, no? E, e, perché da una parte c'è proprio la figura quasi del sacro, del Gesù, e, e dall'altra parte però c'è la, la, la figura un po' no, da, da sfruttare. Quindi è come se il corpo del poeta, il corpo del, del, del nostro scrittore in qualche modo avesse fosse tirato per la giacchetta da una parte e da un'altra. Allora, io mh, mh, non so come farvi vedere, perché in realtà sarebbe bello vedere le opere, però ve eh, ne descrivo alcune. Allora, eh, ce n'era una che era uscita per tutta Roma e, ed era uh, di Ernest Pignon Ernest, non so se l'avete vista. Era e Pasolini che tiene se stesso, cioè c'è Pasolini in piedi, come la pietà di Michelangelo, la Madonna che tiene Gesù Cristo morto, no? E qui invece c'è Pasolini che tiene se stesso cadavere. E a un certo punto questa, questa opera di street art è uscita per tutta Roma. Non so se l'avete mai vista incrociata. Qualcuno mi può rispondere? Non l'avete proprio mai, mai vista. Però è interessante, potete andarlo a guardare su, su internet eh, perché eh, questo artista aveva già fatto Pasolini e l'aveva fatto perché poi la street art in qualche modo si autocontamina, no? E io ho un amico che per tanti anni ha fatto street art nel, nel, nelle metropolitane, adesso è, è diventato un rapper poi. E, e lui mi dice come c'è questo dialogo europeo no? di, di artisti di strada e, e di, di tematiche che vengono riportate e, e questo artista aveva già fatto Pasolini in Toscana a Certaldo ed è molto interessante come l'aveva pensato, no? da una parte c'è cioè, Pasolini agganciato letteralmente a un gancio del macellaio, ed è fortissimo perché lui è nudo, è lacero, e agganciato al gancio del macellaio, quindi proprio il martirio, no? E invece qui c'è anche sempre l'idea del martirio perché è lui che sostiene se stesso. Però che cosa ci dice questa opera? Ci dice che lui è vivo, cioè è molto forte perché lui dice «Ok, questo è il mio corpo morto, io sono morto, mi hanno ucciso in questo modo, lo sapete tutti, sono stato massacrato» tanto che Simona Zecchi, che è una giornalista, ha scritto un libro che si chiama Massacro del po ehm, Pasolini, Massacro di un poeta, perché è stato letteralmente massacrato. Però dice, io sostengo questo mio corpo, sono morto, ma sono vivo, perché mi state leggendo, mi state commentando, state ancora parlando di me, state ancora riflettendo su quelle cose su cui io riflettevo, eh, su questa società che sta diventando sempre più capitalista, sempre più individualista, sempre più sola. Quindi cioè, io ho, comunque ho detto delle cose che voi state, di cui state parlando adesso. Quindi questa opera è molto molto forte. E, mh, poi ce n'è un'altra che è stata fatta. Questa si trova proprio dove c'è il Barnecci e, e via Fanfulla da Lodi, dove è stato girato a cattone che non è stato girato, come dice Elvira Frusini, al Barnecce, ma più in là, in un garage, al numero, penso al numero 68 del, della via, non vorrei sbagliare, ma credo che era proprio il numero 68, e, e di Maupal. Se voi andate poi, andrete a fare una, una gita... Maopal il, il suo nome è Mauro Pallotta. Se mettete su Facebook, su internet, su Instagram, eh, Mauro Pallotta, secondo me vi escono tutte le sue opere eh, di street art. Lui è famoso anche per aver fatto Papa Francesco primo e eh, ne fa parecchie. E, 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 e via Fanfulla da Lodi c'è questo enorme occhio di Pasolini. Eh, non so se si vede, però ve l'ho fotocopiato. È eh, questo qui, non so se si vede. C'è cioè questo enorme occhio di Pasolini e, mm, e, e che ti guarda. E, e quando tu imbocchi la via, a me succede spesso, imbocchi la via e, e lo sguardo ti si incolla lì perché cioè, lui sta lì, ti guarda, ti scruta, ti se sembra qualcuno che entra dentro la tua anima ed è. In realtà eh, 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 molti pensano che il murale se sia legato a una citazione di Pasolini, ma non è così, è legato a una citazione di un'altra persona che si chiamava Patrizio Barbaro eh, ed era un, un elogio post mortem proprio al poeta. E, ed, è, ed è interessante come quest'occhio domina, domina la via e, ed è un occhio che ti dice io so, io so quello che sta succedendo. E, ed è un occhio io, qui, ho scritto che è un occhio sovraccaricato no? e duro che fa presto a trasformarsi in un buco nero che ci inghiotte, no? che ci interroga, interroga noi e la nostra società contemporanea. È interessante quando andrete in questa via vedere che, da una parte, c'è l'occhio, da una parte, c'è la Madonna. È del, del Vangelo secondo Matteo, non so se l'avete visto, che è un film del 64 di Pasolini, e, però non è la Madonna a cui siamo abituati dalle, dai quadri rinascimentali. Non so se avete visto le Madonne quando pensate alle Madonne, cosa pensate ragazzi? Pensate a una donna. Piena, bella, elegante eh, e non so perché eh, un, po', un po' anzianotta, insomma. Invece la Madonna, se leggete le scritture, io poi sono di un'altra religione, ma se, se leggete le scritture è molto interessante: era una bambina, era piccola, eh, era più piccola di voi. E, e, e quindi quella che e, e domina l'altra parte, l'altro alt, murales che è fatto da Mr. Clevera, eh, è proprio la, la protagonista del film di Pasolini che è Margherita Caruso. Quindi, una, un volto liscio, virginale, eh, innocente. Ed è interessante come. Io, io ci ho sempre pensato come questi due eh, street artist in qualche modo, eh, e poi più in là ce n'è un'altra di, di cui vi parlerò, e, mh, in realtà eh, loro non, non avevano l'intenzione di gentrificare, è chiaro che avevano l'intenzione di omaggiare. Allora qual è il confine tra l'omaggio e la gentrification? Perché le opere sono molto belle. Ma l'uso che spesso poi si fa delle opere e del quartiere, che forse è sbagliato, non le opere in sé, non l'omaggio in sé, ma poi quello che poi diventa un'ossessione, un culto che poi diventa ossessivo, no? Allora, come fare a trasformare quell'immagine, quell'omaggio in lettura? Perché il problema è anche quello, cioè Pasolini non va soltanto. Immaginato, mangiato in modo sterile, ma vie, va letto, va, va visto, va, va guardato, e, e in, in qualche modo non va solamente iconizzato: Co, qual è il confine? Questo, questa è una domanda che chiederò, chiederò a voi. Perché sarebbe carino anche dibattere un po' su quello che voi avete poi fatto su Pasolini, io sarei curiosa di ascoltare. E, e poi c'è quel famoso Murales che è stato incriminato dai miei amici, Daniele Timpanel, Viro e Frosini: quello con io so i nomi, Capitan America. E, e, però è, è un Murales molto interessante. Il, lo Street Artist si chiama Omino 71. Ce ne sono molti di, de, delle sue opere. Io mi ricordo per esempio, a Prima Valle c'è Ingrid Bergam sempre con la maschera. Cioè lui fa questi personaggi eh, come dei supereroi. E, e mescola appunto il mondo dei consumi, del fumetto, dei volti iconici del rock. E, però, eh, cosa significa ridurre eh, appunto Pasolini a un eroe della Marvel? E, allora è molto interessante questo, questo cioè perché siamo sempre nella stessa via. Ci sono i due, due murales che vi ho detto, e poi più avanti c'è questo piccolo eh, gioiellino di Omino di 71 che, che cerca di rispondere alla domanda: qual è il confine tra la merce e l'icona? Qual è il confine tra il preveggente, il martire e il poeta? Eh, è un, Pasolino è un supereroe. Ma in che senso lo abbiamo trasformato in merce? Perché? E perché stiamo facendo a Pasolini, quello che Pasolini, in qualche modo denunciava nei suoi scritti? Quindi è molto interessante il dialogo di questi tre. Gruppi di street art, insomma, perché in qualche di queste tre opere di street art. Perché sicuramente è un linguaggio giovanile, è un linguaggio immediato, è un linguaggio molto forte e soprattutto a Roma sta prendendo molto piede. Però questo non deve trasformarsi in un um, in merce, come ci dice un 71: cioè non deve trasformarsi in qualcosa che poi fa aumentare gli affitti, e cambiare le persone del quartiere, espellere persone da un quartiere e, e portarle più in là. Quindi è, è un discorso anche no, eh, quasi, secondo me, di autocritica che si fanno gli street artist. Insomma, è molto interessante il lavoro che, che fanno su Pasolini. E, mh, questa non so se c'è più. Questa l'avevo fotografata io perché a un certo punto avevano fatto questo, questo murales con delle frasi di Pasolini. E qualcuno ci ha fatto il cuore che ho trovato molto geniale. No? E, e poi c'è quest'altro Pasolini. Questo si trova vicino Piazza dei Condottieri ed è un murales lunghissimo sulla storia del quartiere. Eh, parte da, dai carri armati nazisti fino all'immigrazione di oggi e, ed è un lungo murales che si trova vicino a Piazza dei Condottieri, naturalmente c'è Pasolini, c'è uno degli ultimi Pasolini, quello di Uccellaccio Uccellini, fatto insieme a lui, c'è Totò che è un altro grande attore eh, del cinema italiano e poi eh, un'altra immagine è quella di David di Avu vecchiato, che io lo trovo molto interessante. So, eh, insieme, Lui ha fatto tre murales a, al Cinema Impero, eh, quindi uno spazio che ne ricorda un altro, un cinema coloniale a Roma, che ricorda un cinema coloniale ad Asmara in Eritrea in Africa. E, e ci sono tre personaggi: Monicelli, Anna Magnani e Pasolini. E il volto di Pasolini in questo, in questo murales è un volto diciamo più, più umano, no? Non è, non è supereroe, è, è semplicemente l'uomo che ci guarda, e, che ci guarda e ci dice: Ma voi avete capito chi sono? Lo avete capito? Lo state capendo? Cercate di capire cosa ho fatto. E, e ha questi, questo sguardo che è abbastanza eh, sfuggente. E, allora io vi lancio una domanda perché poi non so quanto tempo abbiamo. E, perché vorrei magari discutere un po' con voi. E io penso che dobbiamo sempre capire cosa succede alle personaggi famosi dopo la loro morte. C'è Guevara, Frida Kahlo, David Bowie. E, mh, succede sempre qualcosa no? dopo la morte e, e, e molto spesso trasformiamo le opere e il corpo di queste persone in qualcosa che queste persone forse non volevano. Frida Kahlo, non so se avete presente la, la pittrice messicana o Ceguevara che è diventato no, eh, da grande pensatore politico guerrigliero a non so, persona che vediamo nelle magliette. Allora, cosa fa, cosa fa il, il capitale? Ma io direi anche il. La, come face, perché trasformiamo tutto in merce? Quindi, effettivamente, il rapporto tra periferia e Pasolini è anche questo: cioè è il racconto che Pasolini ha fatto delle periferie, il racconto profondo eh, della sua epoca. Eh, anche il Pasolini, curioso, che vuole. Vedere le periferie di altri mondi e quindi lui che si mette in gioco, che ascolta i ragazzi africani, che prende un'attrice che è nera quando le attrici nere nel cinema italiano non c'erano e fa una cosa che oggi il cinema italiano non riesce più a fare. Il Pasolini è anche e soprattutto quello. Però perché poi noi abbiamo trasformato Pasolini, noi, non dico io e voi, però una parte di società, in qualcosa di. Innocuo. Pasolini non era assolutamente innocuo. Era qualcuno che ha denunciato per tutta la sua vita, se no non l'avrebbero ucciso. Ha denunciato per tutta la sua vita sopprusi, e, tutte le cose che non andavano bene. E' andato lui, che era borghese, friulano, a diventare romano. Lui sbarca letteralmente a Roma nel 1950 alla stazione Termini. E proprio da quella stazione termini, poi parterà nel 75 in macchina verso la sua morte, verso Ostia, verso l'Idroscalo. No? E quindi è un friulano che diventa romano, diventa più romano dei romani, racconta questa città come nessun altro. E, e, e quindi quello che forse dovremmo fare, e io questo ve lo, ve lo lancio come domanda, è forse cercare di vederlo. Com'era veramente e non come l'icona che spesso ci viene, eh, ci viene incontro, letteralmente per strada. Io amo i murales, io amo questi murales. Però anche i murales avrebbero bisogno, secondo me, di essere riempiti di parole. Quindi eh, i murales avrebbero bisogno che le persone, eh, in qualche modo, si avvicinassero al, alla figura di Pasolini. E smentendo poi quello che dice Elvira Frosini nello spettacolo, che dice appunto una grossa verità: mi citano senza leggermi, perché uno scrittore, ve lo dico io che faccio lo stesso mestiere. Se non è letto, un po' è lì che muore. È lì che muore. Quindi io vi ringrazio. E a questo punto, non so, se avete delle domande, soprattutto se volete raccontarmi, perché sarei curiosa eh, di sapere cosa voi avete fatto sulla figura dei Pasolini, cosa avete letto, come avete lavorato con i vostri professori. Se i professori mi vogliono dire qualcosa, perché possiamo far, fare uno scambio di, di idee su questo. Grazie. a me ho Pasolini Pasolini sì 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 allora l'abbiamo introdotta come figura e però non, non abbiamo ancora visto nel dettaglio le sue opere abbiamo iniziato a leggere con una classe dei passaggi di ragazzi di vita ah, sì. e poi siamo partiti un po' per ricostruire la, la foto di Pasolini qualcuno poi l'avete vista per la prima volta forse insieme no? Le, le immagini di Pasolini, qualcuno ha detto, ah, ha detto che era un bell'uomo era, perché si vede una delle sue immagini tipiche scavate, però comunque qualcuno ha visto che era un tipo atletico, eh, qualcuno ha, ha notato che da quell'immagine immagini traspariva la sua attrazione per la semplicità dei ragazzi di Borgata, pur essendo vestito molto elegantemente perché lui gioca in giacca e cravatta sì. mentre i ragazzi eh, sottoproletari sono vestiti. Eh, con abiti molto poveri e, quindi, e poi con una delle due classi abbiamo iniziato a leggere Ragazzi di vita, un passaggio che era eh, legato a, mh, proprio a Ostia tra l'altro perché una, di un furto che viene fatto al protagonista a Riccetto e abbiamo iniziato a, un po' a parlare di, di come Pasolini fosse attratto dal sottoproletariato romano e da una parte perché era un, un ambiente che lui vedeva ancora come molto vero, eh, anche legato alla campagna a cui lui è legato perché lì in Friuli ci ha vissuto nell'infanzia, ma anche poi non nascondendo la violenza, la, eh, anche le, le brutture di quel, di quel mondo che però lui ama anche molto perché per adesso ci siamo fermati a questo, gli sembra l'opposto del consumismo, di, del nuovo mondo che che si prefigura e di cui lui invece ha paura, che sente lontano da sé, questo no, è un po' quello che abbiamo fatto è molto interessante per no, perché io un po' me, mi ero chiesta no, che tipo di lavoro avevate fatto perché non ci conosciamo e effettivamente per uno scrittrice è molto difficile eh, parlare di, un altro, di uno scrittore così immenso è molto più semplice quando uno deve parlare di se stesso perché è più semplice però la cosa che vi consiglio è anche pensare come le borgate sono cambiate e, e, e come quel sottoproletariato che Pasolini vedeva come vero, no? come autentico oggi è consumista come lo è, insomma, è la borghesia no? come il consumismo è veramente tutto, tutto è diventato merce e, e poi non so, potete fare una gita a Roma Est perché è interessante che non abbiate mai visto il viso di Pasolini. E dove abito io non puoi non averlo visto Pasolini perché veramente camminate e esce fuori l'occhio, esce fuori lui, cioè è veramente dappertutto. Cioè, è, una per... cioè, è una cosa abbastanza incredibile. E questa cosa che mi ha fatto pensare di parlarvi dei murales no? perché, comunque, dopo che. E lì avete letto ragazzi di vita che poi ragazzi di vita è proprio ambientato a via dell'acqua bullicante da quelle zone lì e, e potete vedere i luoghi perché i luoghi sono cambiati eh, perché chiaramente oggi per esempio eh, eh, torpina tara era una zona di emigrazione c'era emigrazione soprattutto dalla Puglia dall'Abruzzo dalla Sicilia Oggi invece l'immigrazione viene soprattutto dai, dai paesi come il Bangladesh, dal Perù, dal Brasile e dai paesi del Maghreb. Quindi, è una, una, cioè un film che vi consiglio di vedere su Torpignaterra, che non c'entra niente con Pasolini, però eh, secondo me c'entra col quartiere ed è interessante forse vedere il cambiamento del quartiere eh, pur nella continuità perché è rimasto sempre un quartiere di immigrazione lo era ai tempi di Pasolini lo è ancora oggi è Bangla, non, so, non mi ricordo il nome del regista lo trovate su Rai Play parla di questo ragazzino del Bangla, cioè di origine Bangla che si innamora di una ragazza italiana di generazioni, sono tutte e due romani eh, però sono divisi da classe dalla razza, sono divisi da tante cose poi si innamorano ed è una storia d'amore molto carina e hanno fatto pure la serie che sta su Rai Play e vi fa vedere Torpignattara e vi fa vedere quei luoghi pasoliniani. E sono luoghi sempre, e questa è la cosa interessante: che sono luoghi in cui il racconto del sottoproletariato, della borgata di, di queste persone immigrate alla fine no? romane, ma che vengono, che ne so, il padre pugliese, il padre siciliano, la madre siciliana, eccetera che però oggi hanno una continuità nella vita dei migranti. No? Cioè, e, e, quando leggerete il libro, secondo me, se ne leggerete, fate una gita, perché veramente fate una gita di murales e, e secondo me vedere questi murales è interessante alla fine. No? E, potete trovare su internet, potete vedere eh, come i luoghi cambiano, come c'è questa gentrification da una parte, però dove c'è anche una, una continuità dall'altra. Per me è sempre qualcosa mo di molto interessante andare a vedere Roma perché Roma è tante cose. Con il è il quadraro. Con la del quadrato Esatto, sì. Con sì, perché potete secondo me chiamare anche gli street artist, vivono a Roma, Il Vecchiato e Maopal vivono a Roma, sono secondo me molto disponibili. Cioè, io ho dato una lettura delle loro opere, però secondo me loro ne danno vi dicono perché hanno fatto l'occhio in quel modo o perché lo hanno... e eh sì, era un bell'uomo, avete ragione era un bell'uomo veramente perché aveva un viso molto particolare poi chiaramente noi io, io quando penso al suo viso penso a tante cose perché è un viso che parla del Pasolini vivo e del Pasolini morto no? del Pasolini massacrato però è anche eh, io ho visto quando sono andata in Svezia eh, perché ero andata in Svezia perché mi avevano tradotto il libro e una delle ultime foto che ha fatto l'ha fatta in Svezia perché poi è venuto qui e l'hanno ucciso e, e, ed era un uomo molto elegante molto fine e, però molto anche semplice cioè non, non ostentava la sua, la sua eleganza quindi sì, secondo me il percorso di street art con gli street artist secondo me vi divertite proprio anche perché è qualcosa che no? il disegno, io non so disegnare, però magari molti di voi lo sanno fare, quindi potrebbe essere uno stimolo. Non so. No, lo so, mi, mi rendo conto che è complicato. <ride> Un'altra cosa vi consiglio è di chiamare anche il Frusini e Daniele Timpano, perché comunque hanno, loro fanno teatro no? e il teatro è qualcosa che arriva veramente direttamente alle persone e, e molto spesso vanno anche nelle scuole. Quindi magari se volete vi, vi do il mio numero, io poi li contatto e vi metto in contatto. Grazie, grazie. grazie a voi, ragazzi. Grazie. Te, ragazzi. Grazie, buon, buon rientro.